Ciao a tutti, buongiorno amici dell'acquario. Andiamo a vedere per te, per voi, il mese di maggio. Utilizzeremo questo mazzo molto antico, le minchiate fiorentine, e poi utilizzeremo i tarocchi, quelli piccolini, la versione small size, i tarocchi di Marsiglia. Vediamo un pochettino le energie generali del mese di maggio. E puoi ascoltare questo video se hai il segno zodiacale dell'acquario, se hai l'ascendente, la luna, oppure se hai uno stellium importante in questo segno qui. Che vuol dire avere lo stellium? Vuol dire avere una concentrazione di pianeti nel segno dell'acquario in questo caso. Allora andiamo a vedere per te, acquario, che cosa si dice per il mese di maggio. Allora, per te io qui vedo un'energia di chiusura. Qui ci può essere un'energia di chiusura per quanto riguarda una situazione che aveva a che fare con la sfera affettiva. C'è un'energia di un'iniziativa come se volesse essere un po' manipolata da una figura maschile. Quindi se tu sei una figura femminile, io qui ci posso vedere come se ti sei sentito o sentita manipolata da una figura maschile, o viceversa, se tu sei la figura maschile, potresti aver tu un po' dato all'altra persona l'impressione di aver voluto gestire un po' troppo in maniera calcolata, calcolatrice, una situazione di tipo affettivo. Io qui ho il 10 di coppe e la morte. Qui c'è un taglio, c'è la fine, c'è la fine di una relazione possibilmente, se parliamo solo di affetti. Se molto più genericamente parliamo di relazione lavorativa, di società, eccetera, eccetera, allo stesso livello siamo, nel senso che qui c'è una chiusura, e c'è anche un essersi messo in mezzo da parte di altre persone. Quello che viene meno è anche un sentimento di carità, possibilmente nei tuoi confronti. Potresti essere vittima di un qualche sopruso o un aiuto che ti era stato promesso, che però non arriva più. Una situazione, vedete, ti faccio vedere. Qui abbiamo la morte, la carità, cioè la fine di un aiuto. Per un tipo di situazione, oppure potrebbe significare che tu vai a chiudere una situazione dove un qualcuno ti doveva aiutare, un qualcuno era disponibile e non lo sarà più, e all'atere un'altra situazione in tuo favore si può aprire dove magari improvvisamente, subito dopo una chiusura, c'è una nuova apertura, perché queste due carte messe insieme sono favorevoli, cioè tu ottieni la carità, cioè ottieni l'aiuto da parte di qualcuno, va bene? Ma la morte invece mi fa pensare alla chiusura di un qualche altro tipo di situazione, di tipo affettivo. Qui comunque ci sono anche persone che si sono messe in mezzo, colleghi, amici, una figura maschile, due figure maschili che ronzano intorno a un'altra figura maschile. E di mezzo c'è anche una figura femminile che sembra un po' essere l'oggetto di questo aiuto, negato, non dato, o un aiuto che viene dato da una persona diversa da quella iniziale. Qui c'è anche una discussione, ci sono litigi nell'ambito affettivo. Qui potrebbe essere una coppia che scoppia, potrebbe essere una situazione che era in itinere, cioè una situazione che si stava ancora formando, cioè due persone che
Come se c'era stato un tentativo, un desiderio di riunirsi, ma con un esito poi di litigio. Qui c'è un improvviso raffreddamento di una situazione che però mi risulta già, è come se tu eri in relazione con qualcuno, in contatto con qualcuno. Poi c'è stata una pausa, poi c'è stato un riavvicinamento, cioè c'è stato un primo un non sentirsi più, poi c'è stato un riavvicinamento, però come se... Come ci si è riavvicinati, così sono ricominciati i litigi, i battibecchi. C'è una coppia che scoppia, secondo me, perché io qui ho la carta del due di coppe, ma al contrario, caro Acquario. No, 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 no. Ti do conferma, ti do conferma. Qui c'è una coppia, io credo che qui c'è una relazione o in forti crisi, o in forte discussione proprio dell'andare avanti oppure no, o c'è un non sentirsi, un litigio costante, ma io qui ci vedo più che altro proprio la rottura, il distaccarsi, non solo il litigio ce lo vedo come se nel passato più prossimo, però ho troppe carte che mi indicano relazione andata male, il 2 di coppe al contrario, il 3 di coppe al contrario, e questo sovra... Anche molta ansia, molta preoccupazione per il comportamento dell'uno o dell'altro. E qui c'è anche un tipo di energia dove la donna credo che si voglia distaccare dalla figura maschile. E c'è una figura maschile invece che a sua volta, anche se la decisione sembrerebbe essere stata presa dalla donna, una figura maschile che in effetti non intende andare oltre nella relazione, nella comunicazione. È una situazione in cui diciamo che stanno male tutti e due. È come anche se le due persone non si sono messe d'accordo su una questione di soldi. Se un uomo e una donna non si sono messi d'accordo su una questione di soldi, è che questa questione di soldi viene alla luce. Come che questa questione di soldi viene alla luce? Come se questa questione di soldi viene alla luce. Un uomo e una donna che tra le altre cose non hanno lasciato a metà o ci sono problemi anche legati ai soldi, però questa situazione viene allo scoperto, diciamo così. È una situazione che viene improvvisamente allo scoperto. Penso che qui abbiamo una donna che comunque ottiene quello che vuole, come se qui la figura più forte alla fine è la donna, perché vedete, io qui ho il re di coppe al contrario, al dritto. Io ho l'imperatrice, quindi se tu sei donna in questa stesa, cioè come se alla fine tu ottieni quello che vuoi, ma sempre con la chiusura, cioè se un rapporto chiude, diciamo che tu donna lo chiudi in vittoria, se aspetti soldi da qualcuno, chiudi un rapporto che sia di lavoro, che sia d'amore, di amicizia, quello che è, ma qui è come se tu devi avere dei soldi che ti arrivano, li hai e ottieni un aiuto economico. Va bene, ottieni un aiuto economico. Ma quello che ti posso dire io è che io ci vedo troppe carte di come se stai pensando a qualcuno, che ci sono stati problemi, è una cosa che ti stai trascinando da un bel po' di tempo. Nel senso, questa non è una persona che hai conosciuto adesso, è una persona con la quale già c'è stato un blocco, una pausa, che c'era inizialmente un interesse, poi c'è stato un blocco. Una pausa, uno stand by, ma anche proprio non sentirsi per un po', per poi riprendere improvvisamente sia la curiosità, sia anche forse la passione, che non lo so, uno che si incontra per un giorno, ma poi ricomincia tutta questa incompatibilità di litigi, di freddezze, di mancanza di corrispondenza, di comprensione e la volontà di entrambi. Anche qui dice sì, è più la donna che vuole chiudere, l'uomo segue a ruota. Viene fuori che queste due persone non possono stare insieme, cioè una coppia che scoppia. Vedete, proprio quando io ho il 10 di coppe, che è la carta della famiglia, della realizzazione affettiva al 100%, e ho la carta della morte, vuol dire anche storia finita, separazione, famiglia,
andare fuori dalla famiglia. Qualcuno potrebbe uscire fuori dal nucleo familiare, chiudere litigio in famiglia, chiudere con un familiare, o se non è un familiare, chiudere, rompere, tagliare i ponti con una persona che sembra essere stata come un familiare, una persona molto 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 stretta. Qui c'è la chiusura di un rapporto affettivo molto importante, va bene? Però se c'è qualcosa di economico di mezzo, tu, soprattutto se sei donna, qui la spunti tu, cioè ti viene accordato quello che è, non lo so, se devi ricevere dei soldi, un profitto, un qualcosa di materiale, ti viene accordato e qui vai tu in vittoria, in una situazione pratica dove c'è la carità, l'aiuto, quasi come una concessione. Caro Acquario, se vuoi fare un consulto privato, questo è l'indirizzo email al quale puoi chiedere le informazioni. Ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao.